Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale dedicato al modellismo dinamico. Io sono Issa e oggi parliamo di un prodotto <coughs> per FPV sportivo. E mi è arrivato una settimana fa, ho iniziato a costruirlo. E faccio vedere un po' il contenuto della scatola. In realtà l'avevo già tolto dalla scatola e ho iniziato a costruire. Eh, però vi farò una, vedere un pezzo di un video di qualcun altro cosa c'è nella scatola questo prodotto è molto resistente è fatto tutto in carbonio e con le braccia eh, molto spesse che mh, quasi impossibile romperli però spesso potrebbero rompersi eh, le eliche quindi ho preso un po' di eliche ho comprato anche i motori che sono marchiati blackout il prodotto si chiama eh, mini h quad di blackout ok eh, il, si il sito è www.minihquad.com eh, eh, il prodotto è australiano adesso mi giro di qua così possiamo vedere bene il prodotto sul tavolo da lavoro il prodotto non è ancora finito perché sto aspettando ehm, il flight controller che è il cc3d che non è ancora arrivato quindi questa è la prima parte del filmato eh, dove vi farò vedere la, la prima costruzione ok questo quadricottero eh, in questa versione almost ready to fly eh, viene fornito con eh, questo eh, Power Distribution Bundle che, che è quello che vedete qua, questo che praticamente vi aiuta a collegare eh, tutti i componenti senza andare a, ad avere fili che vanno da qui fino a lì e altro. Allora, eh, la costruzione è molto semplice, c'è questa base qui eh, in cui beh, mettete le viti, eh, montate il power distribution board sopra e la bellezza di questo power distribution board è che <coughs> oltre ad aiutarvi ad evitare i fili che vanno di qua e di là eh, contiene anche dei LED che vi aiutano nelle direzioni in caso in caso di eh, poca luce faccio vedere vediamo una batteria ok come vedete qua dietro rosso e davanti bianco Allora, come ho iniziato? Eh, beh, ho montato la base, ho eh, messo le viti, eh, le braccia e dopodiché ho iniziato a eh, mettere i motori. Gli esche arrivano praticamente con eh, questi due cavi che ho saldato direttamente qua sul bordo dove c'è scritto, cosa che bisogna fare molto semplice. E poi dall'altra parte eh, dell'esc praticamente ho tolto i cavi originali e ho saldato i cavi del motore ovviamente prima di fare questo ho verificato la direzione di ogni motore <coughs> che sia giusta perché non voglio avere sorprese poi dopo quando monto il flight controller e direzione dei motori praticamente si inizia da qui, eh, con eh, orario, anti-orario, orario e anti-orario. Eh? E come ho fatto a, a capire le direzioni giuste dei motori, quindi i collegamenti... Ops, I collegamenti eh, come devono essere, cioè... Allora qua, eh, qua ci sono tre cavi che vanno verso l'ESC. Dal motore e a seconda eh, di come si invertono i cavi il motore sarà destro giro o levo giro e, per capire le direzioni del, del motore quindi fare eh, destro giro levo giro destro giro levo giro eh, ho usato questo apparecchio molto eh, molto utile eh, è un multimeter e lo accendiamo così vediamo che cos'è, che fondamentalmente avevo comprato per misurare eh, la resistenza interna delle batterie per capire il deterioramento delle batterie lipo è molto semplice eh, si va servo tester e eh, quindi si collega eh, si collega da questa parte Vediamo questa parte qua si collega l'esco come se fosse un servo e poi si eh, gira questa manopola per eh, attivare o disattivare il motore se vi interessa fare un review su questo prodotto cosa è capace di fare eh, fatemelo sapere nei commenti qua giù eh, così eh, vi faccio un piccolo review di questo prodotto non ho ancora ehm, scaldato eh, il termo restringente che arriva con gli ESC eh, perché nel caso dovessi cambiare qualche cosa quando monto il flight controller non eh, perdo eh, i termo restringenti. Allora, il collegamento, ehm, io avevo questa telecamera che è una Sony TVL eh, 700 in realtà questo board qua eh, eh, non arriva con eh, la lente eh, già montata arriva praticamente con il suo case e io ho dovuto tagliare il case per poter fissare eh, la lente eh, arriva in realtà con una lente da 3,6 e ho acquistato una 2,8 che è più adatta all'FPV e ho montato questa lente qui. L'ho incollata con la colla a caldo. Ok, vediamo i collegamenti. Da qui viene alimentato tutto il board con la batteria. Ovviamente passa qui eh, e alimenta tutti gli ESC. Qui e qui. Qui e qui. Uh, alimenta anche il trasmettitore video, okay? poi <coughs> dal tr trasmettitore video escono questi due cavi negativo e positivo con 12 volt che ho fatto passare tra le due, tra la base e il power distribution board e arriva la telecamera 12 volt, uh, alimenta la telecamera, dalla telecamera esce il segnale video. E come vedete, eh, l'ho saldato qua dove c'è scritto video. Ok, e da qui vi esce qua il segnale video questo, da questa parte qui, poi va verso la trasmittente. Ok, e la trasmittente trasmette il segnale in questa parte qua. Eh, salderò l'OSD on screen display. Eh, perché così mi segnala il voltaggio eh, nello schermo mentre sto volando. Ho comprato un, un OSD molto semplice che segnala solamente il voltaggio e il tempo di volo, eh, che costa, mi pare, sui 7-8 euro, da Hobby King. Poi ve lo faccio vedere nella prossima parte. E qua c'è la possibilità di mettere uno switch per eh, spegnere o accendere. Eh, tutti i led per esempio di giorno eh, se si vuole si può spegnere non lo farò perché vorrei lasciare sempre accesi tutti i led allora eh, questa parte qui da questa parte qui o oh, questa poi vedrò eh, come fare a seconda del, del centro di gravità come, come sarà metterò eh, un buzzer che un'ulteriore sicurezza per, che mi segnala o nel caso non sto facendo fpv mi segnala il voltaggio basso della batteria le uniche parti metalliche diciamo come viti in questo in questo quadricottero sono eh, le parti che collegano le braccia al corpo tutto il resto come potete vedere qua eh, so se si riesce a vedere questo questo, questo, questi qua sono tutte viti in nylon, ok? Essendo in nylon, eh, assorbiranno più le vibrazioni. Mm? Allora, le eliche sono queste: sono direzionali ovviamente, mm? e sull'elica, vediamo se si riesce a vedere qui difficile da vedere comunque ci sono le direzioni vabbè eh. ecco proviamo a vedere proviamo a vedere eh, più o meno alla fine come sarà eh, mettiamo questa telecamera nel suo posto Ecco, ho avuto difficoltà in realtà con uh, questa parte qui che andrebbe limata da qui e qui. Vediamo se riesco, riesco a zoomare bene. No, ok. Ho dovuto limare questa parte e questa parte perché non entrava bene. Ok, allora eh, ho fissato la trasmittente la trasmittente l'ho fissata da questa parte e così riesco a collegarla da qui quando voglio e ho comprato anche questa prolunga per poter fissare l'antenna della trasmittente video da questa parte eh, perché mh, se vado a colpire qual qual qualcosa in volo non vorrei strappare questa parte della trasmittente, quindi dover risaldare il tutto o magari sostituire tutta l'antenna perché si rovina invece eh, qua è una parte molto salda molto resistente e eventualmente si piegherà l'antenna o si rovinerà l'antenna quindi andrò a sospire solamente l'antenna non tutta la trasmittente il tutto va montato qua ok e qua eh, viene montata la mobius cam eh, ecco la mobius qua eh, se si eh, preleva eh, l'immagine e si trasmette con la trasmittente mentre sta registrando, questo eh, causa un po' di lag, quindi ehm, a volte va, diciamo, non tanto a scatti, ma ehm, rallenta un pochino. E ad alte velocità, essendo questo un, un quadricottero per volo sportivo ad alte velocità in luoghi stretti, questo potrebbe causare un problema molto grosso. Perciò, si preferisce vedere con una telecamera e registrare con un'altra eventualmente se si vuole fare, altrimenti, se non si vuole registrare, abbiamo un peso in meno. Io ho provato comunque la qualità dell'immagine di questa telecamera è fantastico. Ovviamente con la lente da 2,8. Eh, qua la Mobius Cam io ho eh, sia la lente standard ma anche la lente eh, a grand'angolo e devo dire che la lente standard è molto meglio sia come colori eh, ma anche ehm, per volo FPV è molto meglio eh, per, perché vedi gli obiettivi un po' più vicini e quindi... Eh, riesce a distinguere meglio eh, gli ostacoli diciamo ecco se ci sono osservazioni domande o altro lasciate un commento eh, qua giù e vi rispondo appena possibile eh, se vi piace questo video non dimenticate di cliccare il pollice in su e iscrivetevi per essere aggiornati su nuovi video specialmente sulla seconda parte della mini H quad di Blackout. Ho anche la terza parte, probabilmente, quando vi farò vedere il volo. Eh, grazie a tutti e ciao ciao.